In questo momento periodo di lockdown, a un certo punto vediamo Roma da una terrazza. È un ragazzo che ci ha fatto sognare con Ennio Morricone. Ve lo ricordate? Ricordate questa scena meravigliosa nel silenzio di Roma? Beh, il suo nome è Jacopo Mastrangelo. Il Mella Grecia ospite premia Jacopo Mastrangelo. Quest'uomo che ci ha fatto sognare e ci ha fatto sentire orgogliosi di essere italiani. E questo applauso va a lui e va al grande maestro Ennio Morricone. Ma una domanda veloce: come ti è venuto in mente di fare quel video? Com'è nato? Io volevo mandare un messaggio, volevo far capire agli altri italiani, volevo condividere questo essere italiani. Questo noi, insomma, abbiamo, noi siamo italiani, abbiamo insegnato la bellezza a tutti quanti e certo. Volevo mandare questo messaggio, un messaggio di speranza che poi è riuscito. E è iniziato come un gioco, no? Infatti io all'inizio pensavo mi lanciassero dei pomodori. No. Perché era un volume molto alto, 600 watt su una piazza. Piazza Navona, poi ne sta a parlare. Piazza Navona. Ah, piazzetta, giusto, quindi tanto per una cosa semplice due fa. Il tema di Deborah, di C'era una volta in America. Signore e signori, prima di consegnarti il premio, sì, io voglio la tua esibizione. Una cosa, dimmi. Potrebbe non venire bene, io spero venga bene. Ma te che, ma fatemi un grande applauso, ma come? È una cosa diversa da Piazza Navona, ecco. Immagina, chiudi gli occhi, facci sognare. Perché tutti in questo momento siamo a Piazza Navona con Jacopo Mastrangelo. Che bellezza è! Il premio Mella Grecia, Awards and Fest, ma lo devi via con la chitarra, lo devi prendere con la chitarra. Mella Grecia Awards and Fest rosso a Jacopo Mastrangelo. Facciamo prima, vieni con noi in foto, vieni. Foto, guarda lì,